Amiche e amici di Rossini TV, bentornati alla trasmissione La Finanza è per Tutti. Siamo alla sesta puntata. Ospite in studio questa sera c'è Rita Corraducci. Buonasera. Consulente finanziaria di Banca Widiba, affronterà un argomento molto interessante che si chiama investire in tre dimensioni, in 3D. Rita, di cosa si tratta esattamente? Allora, alla parola investimento viene spesso associata la paura di perdere, la paura di correre alti rischi. Viene il pensiero va alla borsa che sale e che scende. Chi si avvicina a un investimento, in effetti, deve pensare alle tre variabili, alle tre dimensioni fondamentali, che sono rischio, rendimento e tempo. È proprio la giusta combinazione di queste tre variabili che determina eventualmente il buon esito dell'investimento. Se guardiamo un grafico che ci illustra il mercato azionario globale, vedremo che lo stesso investimento può sembrare fallimentare se mantenuto per un breve periodo, mentre invece risulta vincente se mantenuto per un periodo più lungo. Ma come deciderà l'investitore qual è il tempo giusto per un investimento? Allora, l'orizzonte temporale è dettato dai progetti di vita concreti che l'investitore vuole realizzare. E cioè si identifica in quel periodo di tempo in cui deciderà di non utilizzare le risorse per dedicarle a questo progetto. È poi importante, una volta definiti i vari orizzonti temporali, inserire nel portafoglio gli strumenti che più rispettino la capacità di tollerare le variazioni del valore delle quotazioni del proprio portafoglio che inevitabilmente si verranno a presentare nel tempo. Quindi, una volta che abbiamo stabilito l'orizzonte temporale per realizzare i progetti che abbiamo in mente, quanto rischio possiamo assumerci? Bene, dobbiamo partire dal presupposto che investimenti a rischio zero non esistono. Ogni strumento porta con sé diverse tipologie di rischio. Possiamo parlare, in caso di obbligazioni, di rischio di credito, cioè la capacità o l'eventualità che l'emittente possa non rimborsare il capitale a scadenza. Possiamo parlare di rischio di liquidità. Il rischio cioè che quando dobbiamo vendere uno strumento finanziario sul mercato, questo non si possa fare in breve tempo o al prezzo desiderato. Possiamo poi parlare del rischio di cambio. Tante volte si può decidere di investire in una valuta diversa dall'euro, per esempio il dollaro, e allora nel momento in cui dovremo realizzare, quindi vendere lo strumento, può essere che il tasso di cambio non sia favorevole e quindi incorrere in una perdita. E quindi questi sono solo alcuni dei rischi, inevitabilmente non possiamo nominarli tutti, però la buona notizia è che sono misurabili e quindi possiamo dare una misura ai vari rischi e cercare di contenerli. In che modo lo facciamo? Lo facciamo inserendo nel portafoglio del cliente, in base al suo profilo da investitore, diversi strumenti, diversi mercati e quindi nella combinazione andremo a ridurre il rischio complessivo del portafoglio. Rita, ma come si definisce il profilo dell'investitore? Lo strumento per identificare il profilo di rischio dell'investitore è la MiFID, una direttiva europea che è stata recepita dalle banche italiane. Si tratta di un questionario con molte domande a risposta multipla, atte a stabilire quelle che sono le caratteristiche dell'investitore e di conseguenza un profilo. Quindi andremo a stabilire qual è la sua esperienza e conoscenza, gli strumenti che ha già utilizzato o che conosce, e l'obiettivo dell'investimento, quindi se vuole tutelarsi e quindi salvaguardare il capitale piuttosto che perseguire una crescita importante, piuttosto che avere un rendimento cedolare. Poi avremo l'orizzonte temporale e quindi il periodo di tempo in cui manterrà questi soldi investiti e ultima ma non meno importante la tolleranza al pericolo di perdere del capitale. Attenzione quindi, non è solo un mero adempimento burocratico che si fa in sede di apertura dei rapporti, ma è proprio uno strumento di tutela che l'investitore può e deve utilizzare per non incorrere in proposte inadeguate. È un vero e proprio patto scritto tra banca e cliente che delimita i limiti in termini di rischio, rendimento e tempo degli strumenti finanziari che verranno inseriti in portafoglio. Non solo va fatto sempre con attenzione, ma ogni qualvolta ci sia un cambiamento o un nuovo progetto, come ad esempio la nascita di un figlio, il voler cambiare casa o una pensione o un'eredità, va riaffrontato l'argomento col proprio consulente. Quindi Rita, da quello che ho inteso, il questionario MiFID è uno strumento importantissimo per l'investitore. Sì, in più il dialogo costante e il buon rapporto con il proprio consulente finanziario fa la differenza, perché questo ha preso il nuovo progetto,
farà dei cambiamenti e quindi riqualificherà il portafoglio in termini di efficienza, sempre secondo le tre variabili, cioè rischio, rendimento e tempo. Amiche e amici, quindi considerate quanto è importante questo rapporto che si crea fra noi, che di finanza magari ne sappiamo meno, e i consulenti finanziari che, come nel caso di Banca Widiba, sono a nostra disposizione per capire di più. Grazie Rita. Grazie Antonio, buonasera. Ci vediamo la settimana prossima.